Abbiamo difficoltà di trovare questi finanziamenti. Non ci sono problemi a trovare soldi per costruire una moschea, così ci dice l'imam di Umbertide. Ad Umbertide, in Umbria, si parlerebbe di poca trasparenza per i fondi arrivati per la costruzione di questa nuova moschea. Sono 1.251 i centri di culto islamico in Italia per un volume d'affari di 42 milioni di euro. Ma da dove arrivano i soldi? Le donazioni sono difficilmente tracciabili, spesso in contanti. Quando abbiamo visto il progetto, ho capito che questa è un'opera che non si costruiva con due soldi, ma ci volevano ingenti risorse. C'erano cospicui movimenti in denaro, versamenti in contanti sempre sotto i 1.000 euro. Ma che avevano un'improvvisa impennata quando si trattava poi di saldare i lavori eseguiti. Qui i cantieri sono fermi da 3 anni. Lei ha annunciato che riprenderanno i lavori. Sì, stiamo, diciamo, lavorando anche per avere finanziamenti. Arrivano delle donazioni contanti, come tipo delle offerte. Sì, tipo di offerte. Qui si parla di tanti, Sì, tanti soldi, immagino. siamo arrivati a 600.000 euro, altri 200, 300.000 euro ci servono. Cioè, una parte di finanziamenti arrivano dall'estero. Allora, quello che posso dire è che sono soldi da un ente, diciamo, registrata in Italia. Diversi paesi pronti ad investire montagne di soldi per diffondere la religione di Maometto in Italia, così spunta anche l'ombra dell'Arabia Saudita. Dal 1982 al 2005 Riyadh, la capitale, cura la costruzione di oltre 1.500 moschee in tutto il mondo, 8 su 10 quelle che si sostengono proprio su fondi sauditi. L'ombra di Riyadh sull'Italia non è più un mistero dal giugno 2018. Lui è Mohammed Al-Issa, ex ministro saudita, segretario generale della Lega Musulmana, che nell'estate di 3 anni fa incontrava il sindaco di Sesto Fiorentino, città dove si è deciso di costruire l'ennesimo centro islamico. L'ingresso in Italia però è iniziato molti anni fa. Indovinate chi c'è dietro la costruzione della moschea di Roma, la più grande d'Europa? L'Arabia Saudita. Da qui, solo nel 2014, sarebbero arrivati 334.000 euro. Difficile invece stabilire le entrate e le uscite degli ultimi anni. I bilanci, infatti, non sarebbero mai stati presentati. Preparando con la moschea i bilanci di cosa? Che significa bilanci? Gli investimenti in Italia non si fermano, il denaro non è un problema. Credo che non ci saranno problemi di soldi.